Bella gente, buongiorno. Come vedete, non tutte le mattine ci si sveglia in una bellissima spiaggia a riva al mare. Ieri sera poi non abbiamo filmato perché è venuto buio. Ci siamo fermati prima ad un distributore, giusto per informazione, anche qua in Grecia il gasolio siamo sui 2 euro e poco più. Più o meno, ieri sera per far pieno ho speso 110 euro. Insomma, è caro il gasolio, è abbastanza caro. È più caro sia che dell'Albania che del Montenegro. Però, vediamola, poi ieri sera l'ho fatta qui. Sembra comunque, ho guardato un paio di distributori, il prezzo è identico in tutti e tre, quindi... Ieri sera siamo arrivati, ci siamo parcheggiati in questo piccolo parcheggio, che c'era anche il simbolino del camper, quindi potevi stare tranquillamente. Il problema di stanotte è che alle 4 ci siamo alzati e volevamo spostarsi, è la prima volta che ci succedeva una roba del genere da quando abbiamo questo veicolo qua, abbiamo dormito ovunque senza mai, sì, cioè la notte che c'è più rumore, la notte che c'è meno rumore, ma stanotte alle 4 c'erano una marea, ma vi dico una marea di cani che abbaiavano, ma forte. Ce n'era uno, sembrava di avercelo accanto alla macchina, non era qui perché ci siamo affacciati, e ha abbaiato per tre ore di continuo, una roba disarmante. E io la notte dormo con tappi, si sentiva lo stesso. Una roba disarmante. Poi alla fine, quando siamo, che abbiamo detto via, allora ci spostiamo, si è chetato, si è più sentito. Ma vabbè. Bene ragazzi, allora inizia la nostra visita alla Grecia. Quindi stamattina andremo a vedere la prima cosa che ci interessava, che è il canyon più grosso che c'è in Grecia, che è subito qui appena si entra dal confine con l'Albania. Quindi adesso riassettiamo il tutto e andiamo, anche perché sono le 10 di mattina ed è arrivata la scuola. Come vedete, questo parcheggio è proprio vicino all'asilo e stanno già facendo abbastanza rumore, però guardate, mille volte i bambini rispetto ai cani di stanotte non ce lo scorteremo mai. Stiamo salendo questa strada di montagna tenuta anche molto bene asfaltata, per dirigerci verso le gole di Picos, la gola di Picos, che è praticamente quella, come vi ho detto stamani, la più grande, la più profonda che c'è in Grecia. Allora, tra due rupi a picco sotto il villaggio di Koukoli è uno dei ponti in pietra più pittoreschi della Zagorohoria. Perché la Zagorohoria è tutta questa regione, il circondario. È tutto il circondario, composto da molti piccoli paeselli e piccoli villaggi. Dice, costruito nel 1750, si è mantenuto in perfetto stato da allora. Il piccolo arco che si vede sul lato... Allora è in perfetto stato, lo decidiamo noi quando andiamo a vedere, perché è qui. Se lo dice la Lolli. La Lolli. Ha la funzione di agevolare il deflusso in caso di piena. Se non ci fosse, la pressione dell'acqua indebolirebbe la struttura. Effettivamente, per essere un ponte del 1700, non è poi così tenuto male, ecco. E subito dopo pochi chilometri c'è un altro ponte molto importante di questo parco, che è il ponte Plachida, e questo è più bello dell'altro perché è fatto a tre archi. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night.
la strada piano piano si fa sempre un pochinino più stretta e continua ad arrampicarsi lungo queste conformazioni rocciose e continuano ogni tanto a spuntare questi villaggi. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. What's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by. Someone save me, for I pass out. I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Ragazzi, che strada, avete visto? Bellissima, veramente paesaggi molto molto affascinanti. Siamo a questa piccola deviazione che ci sta portando al punto di vista di Beloi, che sembra il punto di vista più bello da dove vedere il canyon. La stradina sterrata terminava là in fondo, come vedete ci sono anche altri veicoli. Però non c'era parcheggio, siamo tornati un attimo indietro, ci siamo messi qua, adesso mangiamo prima perché è l'ora di pranzo e poi ci facciamo questa camminata verso la vista del canyon. E poi stasera, ragazzi, non lo so, perché qua alla fine c'è veramente tanta tranquillità, quasi quasi se non si rimane anche qui. Iniziamo questo percorso per andare a vedere il canyon, anche se l'Alessia oggi ci ha fatto mangiare troppo. E buono. Siamo proprio salutari, abbiamo già comprato la feta, pomodorini, cipollotto. E ma oggi mi hai mangiato troppo, dai. Troppo? Per fare la camminata. Profondissimo. Michele ha paura. Ragazzi, mi cacca addosso. Ti tengo. Madonna. Ragazzi, è veramente alto. Sì, non ho mai visto alto così, in affare così. Ma infatti dice che in proporzione alla sua larghezza è il Guinness dei primati l'ha stabilito come il canyon più grande. È anche spettacolare, perché guardate qua. Ragazzi, che posto! Mamma mia! Bellissimo! In un canyon alto così non l'avevo mai visto. Questo è veramente alto, porca miseria. Dice un chilometro, Ale. È alto un chilometro. Stavo per fare anche una cavolata, ho fatto decollare il drone da qua, perché volevo fare una ripresa, no? Cavolo, ragazzi, appena è andato nel vuoto, ha cominciato a far così, ho faticato anche a riportarlo indietro, sono spaventato, ho detto ora lo spacco, da vedere, ho perso il drone. Non l'avevo mai fatto volare, no? Da,
da alto così, però probabilmente quando arriva lì, perché ragazzi qui è veramente una roba allucinante, sei proprio qui, se scivoli sotto, ciao, ne racconti, eh. Ragazzi, eccoci tornati dalla camminata e ci siamo posizionati, come vedete, leggermente più giù dalla stradina dove abbiamo mangiato. Alla fine abbiamo detto, qui è un posto molto tranquillo, non va tantissimo il telefono, non c'è una grande connessione, però non dobbiamo fare granché col telefono. Però qui sicuramente speriamo di essere un attimino tranquilli, perché abbiamo bisogno stanotte di riposarci, visto che, come vi abbiamo raccontato stamani, l'altra sera i cani si sono dati da fare. Qua per ora l'unico rumore che si sente sono io che, come al solito, chiacchiero e faccio un casino della Madonna, e ci sono le mucche lassù con i campanacci. E in questa zona qui il sole dovremmo avercelo ancora per un paio d'ore almeno, abbondanti, quindi speriamo che sia un bel tramonto e ci vediamo domani mattina. Ciao! Bella gente, buongiorno! Che notte mega tranquilla! Abbiamo fatto proprio bene ieri a fermarsi in questo posto. È passato ieri sera, a un certo punto, alle 9:30, un cane che ha cominciato a abbaiare intorno alla macchina. Ho detto, no, anche stanotte cani che ci abbaiano contro. Invece no, alla fine abbiamo scoperto che poverino era un cane che stava lavorando, perché c'aveva tutto il pascolo qui sotto delle pecore, mucche, e le stava richiamando, non è che ci abbaiava a noi. Comunque notte mega tranquilla. Quindi adesso riassettiamo il tutto e ci dirigiamo verso Giannina, che è il nome italianizzato. Siamo fermati a una Lidl a fare la spesa. Mai visto, il supermercato accanto all'aeroporto. Infatti sentivo un rumore incredibile, ho detto, ma che è questo rumore? Vi ho detto, che camion è? Mi veniva, no? Mi sono girato, c'era la pista dell'aeroporto, proprio praticamente noi siamo parcheggiati qui e la pista è lì. Una Lidl in aeroporto. Allora, abbiamo parcheggiato proprio in centro. E la particolarità della città di Giannina è questo lago. Come vedete, questo lago che è di fronte alla città. E come sapete, a noi piace non solo andarsi a rifugiare nelle montagne e isolarsi dal mondo, come è stato nelle scorse settimane, ma andare anche a visitare i posti, insomma i centri storici, abitati e tutto quanto, ma soprattutto provare anche la cucina, perché oggi andremo a pranzo fuori, anche se l'Alessia praticamente ha comprato la Lidl. Amore,
Mi sono data da fare. Era un po' che non trovavo qualcosa di interessante. Era un po', come si suol dire, limitata dall'Albania, che non trovava le sue cose. Comunque abbiamo speso di spesa alle 100? Sì, 100 euro. 100 euro e hai preso un po' di roba? Ho preso un bel po' di roba. Autonomia per una settimana? Sì, voglio, ho preso tanta carne, biscotti, tutti i vari generi, insalate, frutta, verdura. Ci si va avanti un bel po'. Bene, insomma, dai, allora, quindi come spesa siamo tornati più o meno sugli standard del Montenegro, via. Col costo. Sì, ho voglia, no, il prezzo è giusto. Da Lido poi diciamo che più o meno ovunque mantiene gli stessi prezzi. Ho cercato di prendere cose un po' più economiche. Bene, bene. Ok, dai, allora qui mi sembra un posto tranquillo dove lasciare la macchina. Vedo molto passaggio di persone a piedi, quindi mi sembra molto molto tranquillo. Quindi andiamo nel centro di Giannina. Ragazzi, qua consigliamo di farsi una bella camminata nel vecchio quartiere bizantino in tranquillità. E noi siamo venuti proprio in tranquillità perché non c'è nessuno. E poi sì, c'è anche il centro normale, insomma, quello, non quello storico, il centro città, che è classico con le viette, negozi, robe così. Allora, siamo arrivati in questo tipico ristorantino del posto e abbiamo preso... Qui parli te, dai. Io. Non è un ristorante, è una taverna. Una taverna che fa piatti tipo le nostre rosticcerie o alimentari. Devi andare là e scegliere quello che vuoi. Hanno di tutto, di tutto. Pollo, pesce, riso, primo, pasta, secondo. Noi ovviamente abbiamo preso la moussaka. È una tipica lasagna greca. È una tipica lasagna greca che invece di esserci la pasta ci sono le melanzane, che non so se Michele mangerà, ma forse sì. La besciamella, il ragù e le patate. E poi ho visto queste acciughine che fanno loro col pomodoro, vedo, insomma, un po'. Questo non ho idea di cosa sia, mi sembra le erbette che mangiano lui. No, io no. Bene, quindi va bene, dai, ci siamo. Adesso mezzo assaggiamo. Di granino. E cin cin. Oppa! Buonissima! Allora, devo essere onesto, io che le verdure non le mangio, chi mi conosce lo sa, non sono un gran mangiatore di verdure, però questa qui non è male, è veramente buona. Vedere i primi monasteri arroccati sulla montagna, proprio sul cucuzzolo. Allora, stavamo leggendo per dormire stanotte, sì. E praticamente c'è come se fosse una telenovela su Park Hornai. Sembrava un buon posto dove fermarsi, ma a parte, vabbè, i cani che abbaiano, quindi già lì era già no. Però dice sì che aleggi di camper in camper questo Dimitri. Non so se qualcuno di voi l'ha mai visto, è mai stato in questo posto, sa dirci qualcos'altro. Sembra che sia il pastore del luogo, che però purtroppo va un po' a bussare di notte ai camper, a volte ubriaco, a volte no, a volte amichevole, a volte no. Soprattutto ho letto in alcuni commenti deve aver dato un po' fastidio a delle ragazze, insomma. Quindi abbiamo optato per non conoscere Dimitri, ecco. Però, ma se qualcuno di voi sa qualcosa... Dimitri di Meteora! Eh sì! About to leave, already packing, come with me. Quindi, onde evitare incontri con Dimitri,
essere mandati via dalla polizia. Vediamo un attimino se andiamo a trovare un posticino praticamente di fronte a Meteora, ma qualche chilometro un pochino più lontano. Perché non sembra che accettino proprio così volentieri. Ma perché è proprio una zona turistica, no? Svolta a sinistra. Mont Barbati, anche la montagna dedicata al plurale, quindi diciamo che la strada è sicuramente questa. E invece non era la strada giusta, perché lo spot era già occupato. C'è un fuoristrada parcheggiato che si era già bello e che sistemato per la notte, quindi adesso dobbiamo capire dove andare. Allora, girottola, abbiamo trovato, invece di essere lassù, che noi eravamo su questa montagna, abbiamo trovato qui giù in riva al fiume, e siamo proprio davanti alle Meteore. Il posto sembra tranquillo, ho visto che c'era un signore lì con un bambino, mi hanno sorriso, quindi ho visto, qui vedo che c'è anche legna col fuoco, quindi insomma presumo che ci sia qualcuno, c'è già ristato, ecco. Quindi ci siamo posizionati qua, abbiamo anche il tramonto del sole con queste nuvole rosse e Meteore proprio fuori dal portellone del nostro Defender. Signori, grazie mille di aver visto anche questo video. Da Meteore è tutto, mi raccomando, non vi scordate di iscrivervi al canale, se no vi veniamo a cercare ovunque, sto uccidendo tutte le zanzare. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!